Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video un po' particolare perché proverò a trascorrere la notte in bianco. Infatti sono tipo le... Non so se riuscite a vedere. 9:30 circa. E io praticamente sto crollando dal sonno. Non so perché mi è venuto in mente di fare sto video, però comunque lo voglio fare. Per voi, perché mancava un video del genere sul canale. Prossimamente spero di fare un 24 ore di qualche cosa. Ma adesso mi concentro su questo video, ragazzi, perché è una tortura, vi giuro. Una tortura. Ma chi me lo fa fare? Mi sono spostata praticamente in camera e spero che questo non mi genera sonno perché devo essere molto sveglia stanotte. Tutto può succedere, tutto. Sono le 10:30 circa. Sono ancora viva. Dai, speriamo di farcela. La sfida è appena iniziata. Io sto già crollando. Ragazzi, quasi mezzanotte, mi sta venendo un attacco di panico. Che come sapete ve ne avevo già parlato sul canale, io purtroppo ne soffro. Aspetto settembre così posso fare una buona terapia con uno psicologo a vedere, cercare un momento di capire perché. Comunque, di solito io quando mi viene un attacco di panico prendo dei calmanti. Oddio. Sperando che riesco a calmarmi. Ragazzi, mi sono messa fuori al balcone perché comunque sto meglio perché fa caldo. Purtroppo a me l'attacco di panico è molto fastidioso perché io sento come se non posso respirare, purtroppo. Quindi piano piano passa perché per chi mi segue sul canale sa che io sono stata vittima di una relazione tossica. Un po' di tempo fa, tanto tempo fa. Se invece siete nuovi, lo state scoprendo ora e forse chi lo sa, perché io ho notato che da allora che soffro di attacchi di panico, prima al massimo solo crisi d'ansia, che è una cosa totalmente diversa, scusatemi. Ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, questa è la mia situazione attuale. Crollo dal sonno, ma devo resistere. Ragazzi, sono circa le 3, un pochettino addormito, però comunque il video non è che termina qua, vediamo che altro succede. Potete vedere, mi sono anche spogliata, è più comoda e ci aggiorniamo più tardi. Sono le 4:30, io sto ancora in piedi, praticamente ne ho approfittato per vedere che fine avesse fatto la mia prenotazione del vaccino, perché in realtà mi ero prenotata, però ho sbagliato tutto. Quindi mi sembra che me l'hanno fissato tipo per l'11 di questo mese. E io ho una paura matta, ragazzi, perché ho paura di viaggi, aiuto. Voi non ci credete mai, ma sono 5 di mattina. Sono le 5 e un quarto, mi sono appisolata giusto 10 minuti, ma giusto 10 di orologio. E c'ho un sonno. Sono le 6, un pochettino ho dormito. C'ho sonno. E fuori tira pure il vento. Sono le 6:30, mi sono pettinata,
dormiti solo ad altri tipo 10 minuti. E niente ragazzi, io penso che il video termina qua, anche perché è mattina, è stato un po' un dormiveglia. È tutto quanto, e ci rivediamo al prossimo video.